abbastanza ardua. E quindi vediamo un attimino, nel frattempo controlliamo un attimo i parametri se è tutto a posto. Mi sembra che per il momento le cose stiano andando bene, un po' di pazienza. Allora. Ok, ci siamo quasi. Ok, grazie ancora per essere accorsi in tanti come sempre. Allora, verifichiamo un attimo che il segnale sia buono. Ok, direi che possiamo anche partire. Ok. Ok. Ci siamo e andiamo. Fabrizio Dav2 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Grazie per il raid. Fabrizio Dav1 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Grazie mille. Siete sempre in ottimo tempo. 1 RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Ok, direi che possiamo partire. Allora, adesso andiamo a prendere. 1 RGK539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Grazie a tutti. Grazie ancora per il raid e per l'hosting e soprattutto per la vostra presenza. Mi aggiusto un attimo il volante qua. Ecco qua. E partiamo. Ok, andiamo. Grazie ancora a tutti. Allora. Voltare a destra. In questo momento ci troviamo a Lisbona e stiamo andando in direzione Calais. Calais. Sempre a bordo del Turbostar, quest'oggi rispetto al solito stiamo iniziando la nostra trasferta durante la notte. Allora, io però qua direi di, mi sembra che c'è il pieno, nel dubbio rabocchiamo, così poi ci aspetta una lunghissima traversata. Dovremmo arrivare a Calais, quindi ci aspetterà. Un bel po' di strada da percorrere. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. E oggi trasporteremo qualcosa di atipico, ovviamente sempre Uscire adesso. facendo sempre parte della della DLC, Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. della DLC Polpo, ma naturalmente sempre a bordo di questa splendida mod di Rough Garage, che oramai lo Voltare a sinistra. conosciamo bene tutti, che è il Turbo Star. Che mi ha fatto conoscere l'amico Marco e poi ho potuto apprezzarla, e quindi di conseguenza, insomma, adesso la sto apprezzando veramente tanto tanto tanto. Vediamo un attimo i volumi qua come sono. Ok, sembrerebbe essere abbastanza buono, spero si senta. Spero si senta un po'. Hola, hola. Ok, sembrerebbe di sì. Ok, allora continuiamo la nostra avventura. Hi everyone, welcome to our appointment, our
first appointment of the week with Eurotruck Simulator 2 and our beloved Turbostar Barov Garage. Today we will start our trip from Lisbon and we will join Calais in France. So we will cut and pass through the Spain, then we will reach the France. Salut à tous et bienvenue à notre premier rendez-vous de la semaine avec le Turbostar Draft Garage, naturellement sur Eurotruck Simulator 2. Aujourd'hui nous continuons notre défi, nous partirons de la ville de Lisbonne en Portugal. On va passer par l'Espagne, on va rejoindre la ville de Calais, toujours au bord de notre bien-aimé Turbostar Draft Garage. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok, Lisbona, Coimbra. Uscire a destra. Scandisci, provincia di Firenze. Come sempre approfitto ancora una volta per ringraziare anche tutti coloro che la mattina mi tengono compagnia durante l'appuntamento giornaliero con Farming Simulator 22. Approfitto per ringraziare come sempre i tanti amici che mi sono passati a trovare, ovviamente, e ringrazio tutti quanti voi che state rendendo questo format della mattina su Farming Simulator 22 lo state facendo crescere, quindi approfitto per ringraziare voi che mi fate compagnia in diretta, ma soprattutto voi che guardate questo video e guardate i video in replica su Twitch e su YouTube. So I want to profit to say thank you so much everyone, because you make me a great company during my first streaming on the morning streaming with the Farming Simulator 22. I want to say thank you so much everyone, and I want to say thank you as well to you that you are watching this video and rerunning here on Twitch and on YouTube as well. Thank you so much, thank you so much. Andrea carissimo. Aspetta, ma qua mi sa. Hai ragione! Hai ragione, mi sono completamente scordato di... Hai ragione, mi sono proprio scordato di cambiare. Meno male che me l'hai fatto notare. Ho lasciato ancora il titolo della live di stamattina. Lasciami sei, grazie. Eccolo qua. Ok, a breve dovrebbe... partire. Allora, carissimo Andrea, come stai? Buon pomeriggio e buon inizio di settimana, carissimo. E grazie per la compagnia che mi hai tenuto l'altra sera. Ormai qua noi abbiamo l'appuntamento fisso con il Turbostar. Qua il martedì iniziamo la settimana. Poi... ah, ecco, grazie per avermelo fatto notare, lasciami se mi sono proprio scordato di modificarlo. Meno male che Andrea c'è. Senti che squillo di tromba qua quando passi tu. Inizia a destra e poi
uscire a destra. Uscire a destra. Com'è andato poi il convoglio l'altra sera? Io poi ho visto, fatto un po' quando siete in tanti amici streamer che state in live, cerco di partecipare un po' a tutte le vostre live, quindi ogni tanto capita che non scrivo, ma comunque tenersi a destra e poi uscire a destra, cerco in qualche modo di aiutare voi, insomma, che dovete uscire a destra, che vi manca poco per lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ui, Fernbus, carissimo, grazie per tenersi a destra. Grazie per essere entrato. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Com'è andata, Fern? Ho visto, ti ho lasciato, penso, un quarto d'ora fa più o meno, che eri nel bel mezzo di una battaglia, anzi di un'azione di un'azione militare barra di polizia, insomma. Ottimo. Voltare a destra. È un ottimo risultato. Qui termina il nostro viaggio. Ottimo, Optimus. Allora faccio un attimo l'accoglienza al mitico Fernbus. Che stava giocando a Rainbow Six. Ottimo risultato, caro Fernbus. Vuol dire che una si diverte. Fa bene. Però stasera niente live. Cioè riposo, eh. Tanto poi magari puoi sempre passare nelle live come faccio degli amici. Uno si scambia due chiacchiere, scrive due cose così. Importante riposare la voce. Oh no, sei d'accordo con me oppure dici pausa, ma poi dopo sforzi la voce? Io lo dico per te, perché all'inizio ci sono passato pure, perciò dico oh caspita, mettiamoci al lavoro, caspiterina. Fernbus, puoi digitare il comando punto esclamativo followage? Perché io e te, perché il giorno che il nostro followage l'abbiamo messo insieme, quindi probabilmente che era marzo, mi sa. Sì, aprile, sì. Ah, allora è quando... Sì, mi ricordo. Caspiterina, come vuole il tempo, eh? Voltare a sinistra. Truck Driver, bello, sai quel gioco che porti pure tu? Eh sì, grande Fernbus. Come vuole il tempo? Mamma mia. Io ho iniziato il 24 maggio. Solo che lo sai, non mi ricordo quando è stato, se è il 2019. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. No, mi sa il 2019, può essere? Uscire adesso. Questo è il secondo anno, dovrebbe essere, sì. Quindi 2019, sì. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Caspita. Ottimo risultato, dai. Hanno ripagato la tua... Grazie, capi.
Hanno ripagato anche il tuo... Tenersi a destra. Il tuo savoir-faire. Adesso. Come dicono i francesi. Poi, sei una bravissima versione, quindi... Ci divertiamo con te. Grande Giove. Eh beh, sì. 1.21 gigawatt. Mettiamoci qua, altrimenti rischio di rovinare di nuovo il carico. E facciamo un bello squillo di trombe per Fernbus e per tutti coloro che in questo momento si sono sintonizzati nel canale, anche per il mitico Andrea 80 Biola. Oh, ma io non capisco, ma queste si buttano. E sono 2200 e 800 i primi 2000 euro che siamo. Mamma mia, quanto si piace dal Portogallo in Spagna, mamma mia, ci devo sempre accapezzare qualcosa. Ci vado a rimettere sempre qualcosa. Comunque è bello Rainbow Six. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Quelli che poi sono, diciamo, gli avversari, sono dei bot oppure uscire sono a destra altri giocatori, cioè videogiocatori reali, tipo World of Tanks, oppure che ne so, com'è che si chiama il gioco? Heroes and Generals. Che quelli sono multiplayer, quindi là ci acchiappi un sacco di persone. €8 di pedaggio qua ogni tanto. Usciamo. Fermo, ti devi... Una volta che hai fatto la live, poi ti devi fermare. Forse hai raggiunto pure uno stress fisico abbastanza alto, quindi è per questo che mo ti senti stanco. Perché poi non devi dimenticare che l'attenzione è il triplo, perché devi interagire con la chat, però allo stesso tempo poi devi assicurarti che la live stia andando bene. Insomma, ci sono diverse cose da controllare, quindi è pure questo che ti mette quella stanchezza, ma è normale. Come quando è stato? Sabato, mi pare, che ho fatto una live di quasi 4 ore, pure io sono arrivato dopo, sempre su Farming 22. Sono arrivato a un certo punto che quando ho spento mi sentivo proprio cotto. Sono tanto, Fergus, 5 ore di live, un po'... Io ne faccio 4, 2 la mattina e più o meno 2 il pomeriggio, poi dopo te ne parli il giorno dopo. E soprattutto Fernbus, un giorno a settimana libero, come faccio io. Io mi sono scelto il lunedì e il lunedì mi dedico a me stesso. Mi riprogrammo la settimana, se devo fare qualcosa, mi svago così. Gioco così, ma giusto per svagare, non tanto perché devo fare la live, o magari mi anticipo qualcosina per quanto riguarda Farming o altri programmi che richiedono una preparazione. Allora là diciamo che mi impegno, però tu vedi lunedì non sempre rispondo, più che altro perché anche se lascio il browser aperto, ma quello ce l'ho aperto per abitudine, me la apre diverse schede, quindi comunque lascio sempre aperto Steam, Twitch. Perciò guarda, secondo me anche tu dovresti sceglierti un giorno alla settimana per riposarti e poi
Se poi scegli quel giorno, poi dopo niente live, puoi magari, ecco, andare a visitare la live di qualche amico che magari, amico o amica che sta facendo lo streaming lunedì, allora tu ci vai. Però, fratello caro, almeno un giorno a settimana ti devi fermare, altrimenti la testa ti scoppia e la colpo. Per rischi di forzare inutilmente la voce. Beh, o fratto tuo, come si dice a Napoli. Giorno a settimana, scegli tu. Io prendo il lunedì perché più o meno diciamo che la sera comunque sto dalla zappa storta la sera sul ranch, anche se per il momento è sospeso. Quindi diciamo che il mio consiglio è quello di prenderti un giorno a settimana libero. Così se devi fare il sentimento, una bella dedica, la puoi fare, ti svaghi, ti diverti, ti fai le cose tu in grazia di Dio. Insomma, stai bella tranquilla. Ci vuole fede, ci vuole. Ho fatto quasi 6 e mi sentivo distrutto la sera. Figurati. Speriamo di non dover uscire qua. Scusate, siamo gli amici di Fernbus. Siamo in missione segreta. Salutiamo l'amico Fernbus, non so se ancora nella Lives, comunque mitico Fernbus che saluto. Fernbus 08. Pista! Ma questo sembra più uno speedrun qua. Oh, guarda questo. Permesso, scusate. Siamo i fan del Turbo Star di Rough Garage, vero capitano? Grazie, molto gentile. Ita, carissimo, buon pomeriggio. Come stai? Why you? Mitico Ita 2165. Ben ritornato in Lives, buon inizio di settimana qua, anche se la settimana normalmente inizia il lunedì, ma qui per noi il fine settimana nel canale inizia il martedì. Effettivamente stai crescendo alla grande, direi.
È bell'ardo essere VIP, eh? Non è facile. È un privilegio, ma a volte. Ops! Ah, ok. Pedaci. È un privilegio, ma tante volte. Il VIP, ecco, è solitamente. È il badge te lo dà il. È come il moderatore, diciamo così. Te lo dà solitamente, te lo dà lo streamer, oppure sì, ci sono anche quelli lì che mettono in palio un delta punti, come mi pare che l'ho fatto pure io, che sono i punti canale che tu alla fine accumuli seguendo le dirette dei canali. Però poi ci sono anche i titoli ad honorem, diciamo così, un po' come è capitato Confernbus, me Confernbus. Sono una sorta di ricompensa. Beh, Confernbus, il discorso è un po' più lungo, che mi ha dato una mano a far crescere il canale, quindi il minimo che potessi farlo, anche se poi alla fine ha detto. VIP nel suo caso mi sembrava veramente poco riconoscente, e quindi ho detto ti promuovo a moderatore, come diciamo così, tipo medaglia al valore, va? E lui mi pare che abbia fatto la stessa cosa anche con me. Da VIP poi sono passato anch'io nel suo canale qualità di moderatore. Però tu sei il maestro moderatore, insieme a Dennis e Macchia, un altro bravissimo moderatore, oltre ad altri moderatori e moderatrici che non conosco, però conosco te, conosco Dennis, e so che siete due persone in gamba. E poi Fernbus, come avete potuto capire, insomma, è veramente una persona molto molto buona, un pezzo di pane, una persona genuina, senza conservanti, come dice, senza aggiunta di conservanti, sì, più al 100%. Io sorpasso i mezzi moderni con un Turbo Star che ci avrà quanti anni? 30 anni. Cioè, beh, questo è nuovo, però cioè sto Turbo Tenersi a Star ve sinistra. lo consiglio, è come andare, è come andare su una bella, andare su qualcosa che rotola bene, un carro armato perché è robusto, ma allo stesso tempo vi dà il senso di affidabilità. Avete visto questo? Si è messo sulla corsia di sorpasso, però mo vediamo se rientra. Ti sto facendo spazio, rientra, sta facendo la coda.
approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi, come Fernbus, Ida 2165 e tutti quanti coloro che ospitano le mie live nel proprio canale. E ovviamente ringrazio tutti coloro che si iscrivono al canale, insomma a coloro che vengono a guardare i contenuti e insomma a tutti quanti, da prima all'ultimo. Grazie, voglio. Ora non so se sono le regole di Twitch o dei canali, ma a quanto pare il moderatore, diciamo che tenersi a sinistra, solitamente viene scelto dallo streamer, diciamo così. E poi vabbè, quel discorso è lungo, perché ci sono quelli che si credono i cosiddetti mamma santissima. Aspetta un attimo, però fammi fare un attimo una cosa. Allora, facciamo così. Fammi vedere se ha preso il comando. Allora, ok. Scrivi qualche altra cosa, Ita. Vedi un attimo se noti qualcosa di particolare. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Diciamo che ci sono pure quelle persone che sono un po' fanatiche. Uscire a destra. Evidentemente sei entrato. Hai visto in questo canale qua persone innanzitutto diseducate. E magari non saprei. No, ma non ti conviene, quando è così, Ida, lascia perdere. Il mio consiglio è non ti attaccare, se vedi che si comportano male, non evita proprio di metterti a fare storie con queste persone qua. Te lo dico proprio da fratello maggiore, o potrei essere anche tuo padre, quindi quando vedi che sono così, dici bye bye, state buono, gli dici. Perché non sempre hai la fortuna di trovare persone eque e soprattutto persone che come si dice, danno pane a pane e vino al vino. In molti casi si creano, diciamo così, dei gruppetti e quando fanno comunella non sembra così. Dannato, risolto con lo streamer. L'importante è che almeno hanno capito che insomma il tuo intento non era quello di
arrecare disturbo o voler screditare gli altri moderatori, che ci sono pure quelli che se la prendono. Però l'importante è che almeno sei riuscito a, come si dice, a lasciare la situazione, ma in maniera pacifica, in pace, ecco, e non magari tenendo ancora la situazione in bilico, in sospeso, ecco. Evidentemente, boh, avranno frainteso sicuramente quello che hai detto. Boh. L'importante è che hai risolto, caro Itta. Comunque nel canale di Fenbus ci sono tante brave persone, insomma. Praticamente gli ho scritto che serie. Ah, vabbè. Ecco, magari tu puoi dire su proposta, ecco, vedi. Tu a lui hai proposta, io diciamo così ti faccio fare un poco di di allenamento, anche se qua comunque fortunatamente in questo canale è difficile che entrano persone diseducate, anzi giusto un paio di persone diseducate mi sono entrate nella live, ma Riorientamento. su tante persone, insomma, sono sempre quelli lì che vogliono, come dire, fare i brillanti, ma non si rendono conto che quando varcano la soglia del cancello di casa proprio, poi quel modo di fare non viene ben visto, e quindi è bene che tu, ecco, continui a mantenere l'atteggiamento rispettoso. Poi il problema è degli altri se, diciamo, non sono rispettosi in generale. Poi ovviamente se sono irrispettosi nei tuoi confronti, allora tu magari glielo fai capire, però se sono decoccio non perdere tempo, perché come si dice a Napoli, a lavà a capo o ciuccio sverda l'acqua e u sapone. Tradotto, a lavare la testa all'asino si butta, si spreca l'acqua e il sapone. Quindi quando vedi che le persone sono un po' così, dici, non dire altro. È il mio consiglio. Poi magari questo lo applicherei più in là, che da come leggo, insomma, mi sembri abbastanza giovincello. Poi più in là, quando supererai i 30, la trentina di anni, poi inizierai Tenersi a sinistra. a ragionare in questo modo. Ma è normale, insomma, è l'età che uno è un po' più reattivo, Tenersi a eh? sinistra. Però ti ho detto, il mio consiglio, quando vedi queste situazioni, svignatela, allontanati, arrivederci e grazie. Chiudesse il canale, si mette a piangere. Ah, ma quindi c'era in atto, diciamo, un complotto, cioè erano in diverse persone che alla fine avrebbero desiderato che il canale di questo streamer fallisse, va, diciamo così. Guarda, Ita, mi viene solo un termine per qualificare queste persone, perdenti.
E sai perché mi permetto di usare questo aggettivo? Perché se uno vuole migliorare ed è intelligente, con grande umiltà, ovviamente dipende sempre da chi c'hai di fronte, dici alla persona che magari è più brava di te, dici: guarda, ma come si fa sta cosa? Se uno trova la persona disponibile che ti dà il consiglio e magari ti spiega anche qualche trucco suo, bene. Se normalmente trovi qualcuno che ti dice una mezza cosa perché vuole tenersi il segreto di Pulcinella, se poi vedi che quello proprio non vuole dire, niente, allora lascia aperto, magari chiedi a qualcuno che è più disposto e disponibile ad aiutarti. Non è giusto che ci passi lo streamer, quello è il fatto. Perché non so se conosci il canale della Zappa Storta, magari se non lo conosci, dai un'occhiatina ai suoi contenuti se ti va, insomma. Lascia pure un follow, anzi mi pare che dovrebbe essere anche in live adesso. Per esempio anche lui è capitato che, diciamo così, persone che non riuscivano e magari anche tuttora non riescono a fare le stesse numero di visualizzazioni che fa lui, gli stessi spettatori che fa lui, hanno segnalato il canale e lui si è trovato per, mi pare, 15 giorni con l'account sospeso, perché ovviamente c'è stata sta segnalazione. Però se tu pure fai, richiedi là su Twitch, se chiedi, diciamo così, dire: guarda, verificate bene, non sempre le cose vengono verificate. E allora è per questo che lo streamer c'ha anche i suoi grattacapi, diciamo così. Ok, vai tranquillo, quando entri in chat saluta Fernbus da parte mia, poi se lui sta ancora in live poi gli faccio il raid, però non gli dire del raid perché gli vorrei fare una sorpresina. Ok, allora caro Ita 2165, buona moderazione. Visto che ti trovi, ti puoi fare lo shoutout da solo, basta che fai punto esclamativo e metti il tuo nick, così io solitamente quando qualcuno lascia il canale e posso, cerco di fare lo shootout per congedarlo in maniera, diciamo così, decente. Ah, forse lo riesco a fare io da qua, vediamo un po', mi faccio un attimo lo shootout all'amico Ita che è andato a dare una mano. Ne approfitto e faccio pure lo shootout un'altra volta all'amico Andrea, non so se è ancora in live. E ovviamente se non conoscete Andrea Biella, e soprattutto se siete appassionati di Euro Truck Simulator 2, mi raccomando, andate nel canale dell'amico Andrea 80 Biella, lasciate un bel follow e quando entrate nel suo canale, se avete messo il follow perché avete conosciuto il suo canale dal mio, vi invito a scrivere "ti saluto da Dab", così gli facciamo sapere che cerchiamo di dare una mano un po' a tutti gli amici streamer. Ah, ok, allora avrà finito forse. Ah, è vero, lui prima è passato a salutarmi, ora che mi ci hai fatto pensare, è vero. Forse era qualche messaggio meno recente. Grazie per avermelo detto. Vabbè, tanto poi avrei dato un'occhiatina nei canali amici che sono in Lives. Ah, sound alert da telefono. E i sound alert vanno caricati sul sito internet e poi dopo ci sono le estensioni che vanno messe sul cellulare ma anche su PC. Dovrebbe entrare lui e mettere l'applicazione del Sound Alert
E poi stesso dal sito internet, vede lui quali sound alert vuole mettere. E poi quelli funzionano sia da PC che da cellulare. Ora non so se tu sei. Non so se sei sul dispositivo mobile o se sei sul PC. Vedi che nella parte bassa della chat, mi pare a destra, ci dovrebbero essere due icone. C'è un, mi pare, quella di Amazon e poi ci sta quello con le cuffie là. Se tu schiacci lì, quello si dovrebbe aprire il menu dei sound alert. Ora non so su dispositivi mobili come funziona. Comunque dovrebbe essere così. Quindi una volta che lo metti, una volta messo da PC, quindi da internet, poi dopo non gli serve più niente, deve soltanto, credo, soltanto sì, farlo funzionare. Ok, Ita, vai tranquillo, vai, non ti preoccupare. Vedi prima Fernbus che dice. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Tanto qui il viaggetto è lungo, devo attraversare tutta la Spagna qua e devo arrivare a Calais, quindi a nord della Francia. Ovviamente gli devi dire che è meglio farlo dal PC perché deve installare l'estensione. Deve aggiungere l'estensione e poi dopo, una volta aggiunta l'estensione, va sul sito di Sound Alert e fa l'accesso, fa accedi con Twitch e poi da lì può fare, è semplice. Selezioni i Sound Alert che vuole installare, ci sono anche quelli con i bit e poi dopo, una volta che ha fatto questo, basta uscire e poi mettere l'estensione in funzione. Una volta settato, poi dovrebbe funzionare automaticamente. Su console non so come si configura, quindi non so se eventualmente c'è un passaggio in più da fare oppure se si configura automaticamente. Ah, ma qua già stiamo in Francia, Bayonne, aspita. Ah, vabbè, ma sono 1000 km, 1100 km. Caspita. Sei a Ibiza, o alla Cordova? Sei a Cordova. Oggi stiamo trasportando la pala, una bella pala enorme. Rientriamo qua, altrimenti ci schiantiamo praticamente al casello. Sta sbarra che si alza. Sempre in ritardo, me la sono scambiata per un velo. Mamma mia.
Chava collega. Ah no, quello è il russo. Ci vorrebbe Eliza che parla il russo. Ehi. Sto clacson è diventato un po' scostumato. Facciamo un altro ride. A qualche altro canale amico. Fernbus mi hanno detto che è offline e quindi giustamente mi è venuto a salutare prima e quindi vediamo poi dopo. Se c'è qualche altro amico, magari Andrea che sta portando Euro Truck Simulator, Cayman, Wapparan, vediamo un pochettino chi troviamo. O lo stesso Ale Asso, Ale Agro Asso, comunque Ale Gragia, Ale. E io posso dirgli i passaggi, però il problema è che i passaggi li deve fare lui, perché deve collegarli direttamente al suo account. Comunque digli intanto, digliene così che deve andare, basta che va su Google e scrive sound alert. Sì, fallo venire qua, così gli do una mano a configurare per quel che mi ricorda. Eccoci qua, allora Fern, per configurare i sound alert dovresti usare il PC. Basta che vai su Google e digiti di sound alert Twitch. Fammi abbassare un bel volume della musica, non so se è alto o se è basso. Ecco qua. Devi prima farlo. Io non lo so tramite cellulari, l'ho fatto da PC. Perché intanto tu devi collegarti dal PC sul tuo canale Twitch e devi mettere prima l'estensione del Sound Alert. E poi dopo lo configuri sul sito internet del Sound Alert. Da telefono no, ma, o meglio, non ci ho provato, ma non credo si possa fare. Perché sull'applicazione, quella l'applicazione non ti fa. Ora, se non ricordo male, non ti fa scegliere le estensioni da aggiungere. Esatto, tu una volta che l'hai configurato dal PC, dopo non devi fare più niente. Per la parte per la configurazione. Poi siccome tu sei da console, c'è da vedere se funzionano su console. Ah, non ti preoccupa Fernbus, tu devi navigare su internet, non è che devi fare. Quello è un sito internet. Che devi accedere prima a Twitch e poi dopo sul PC e poi dopo da sito SoundAlert. Perché o lo fai da PC o che dal cellulare mi pare che non te lo fa fare. Le estensioni, se non ricordo male, le fai installare soltanto tramite il PC. Tenersi a sinistra.
Intanto quelle devi soltanto fare una configurazione. Ah, tu devi fare solo una configurazione. Poi una volta che hai fatto questo passaggio qua, poi non devi fare più niente. I sound alert, quelli là che utilizzo io, ovviamente, ma la maggior parte di questi vanno comunque configurati. E quindi comunque ti serve il PC, anche un portatile, devi accedere, puoi anche accedere dal cellulare, ma devi andare sul sito internet, non devi aprire l'applicazione. Devi andare prima sul sito internet e devi vedere se ti fa accedere ai comandi come lo si vede da internet. E che problema c'è al tuo PC? Vedi un po', Fer. Devi andare su Google e dovresti cercare Sound Alert Twitch, non all'applicazione ovviamente. Devi navigare. Devi vedere se ti fa accedere tipo come si chiama? Tenersi a sinistra. Le impostazioni streamer, aspetta, ma ti dico come si chiama. Allora, devi andare in gestore streaming e poi devi andare sulla voce estensioni, che solitamente le trovi a sinistra del browser, e poi da lì dovresti andare ad aprire estensioni e digitare sound alert. E te lo mette sulla schermata, te lo va a settare. Poi dopo devi andare sul sito di Sound Alert e devi abilitare. Tenersi a destra. Diciamo la dashboard, sì. Il quadro dei comandi. Oh, cacchio, annacci. Sound Alert Twitch. Speriamo di non aver danneggiato il carico qua. Oh cacchio, 2%. Giovi vi ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Giovi, benvenuto nel canale, benvenuto, benvenuta nel canale, grazie per il follow. Come sai, innanzitutto, ben ritrovato, benvenuto. Allora, vediamo un po' se me lo fa fare il so. Qua ogni tanto capita che arriva con un po' di ritardo. Giovi Y. Vediamo un po' se funziona. Oh, Eurotrack Simulator. Benvenuto carissimo Giovi, carissima, carissimo. In questo momento io sto utilizzando una mod di Rough Garage, non so se la mai sente parlare. È la mod del Turbo Star, Iveco Turbo Star.
Sto cercando un nuovo percorso. Va bene, io sto andando un attimo a rabboccare in mezzo qua, perché non si è mai rimanga più. Mamma mia, una bella, un bel colpettino dato. Ok, ok, cerchiamo un nuovo percorso. Va bene, no, non ti preoccupare, tanto ci sono sul percorso. Ecco. Ah, questo è il collega che sta portando la pala gommata, io sto portando la pala. Ui, carissimo Ale, proprio di te stavo parlando. Annacci, ha detto mo se Ale sta ancora in Lives gli faccio il raid. Mi hai preso alla sprovvista. Grazie Ida per il sub. L'avevo appena detto. Giusto. Ah, ma intanto voi avete fatta la configurazione sul sito? Ovviamente dovete farlo per forza su PC, perché bisogna installare l'estensione. Perché se non installi l'estensione, cioè la fai mettere l'estensione, poi non ti funziona. Ma sempre Sound Alert. Ah, l'audio, scusami Ale. Ma il problema tuo è che vuoi far sentire che non si sente l'audio del gioco, capito bene? Se è così, devi controllare che l'input audio sia corrisponde a quello lì che sta sul computer. Quindi, che ne so, se USB deve essere lo stesso pure là. Non capisco. Farò le live, poi i video li carico su YouTube. Tocca fare così, registrare anche, mettere. Aspetta, fammi un attimo il riepilogo della situazione. A te quale audio non si sente? Quello generale, diciamo così, quindi nel caso specifico gioco, o il microfono? Quello del gioco non si sente, il tuo si sente, quindi il microfono è abilitato. Ok, quindi a te interessa sia a te interessa che funzioni con la live, giusto? Prova a vedere nella schermata del mixer o qualcosa del genere. Quindi registrazione. Quindi ti serve, se ho ben capito, a te ti serve. Ma scusa, se tu riascolti la tua live su Twitch, l'audio c'è? O non c'è? È strano però. Molto strano. Dovresti provare a fare una cosa allora. Ora, se non ricordo male, ci sono delle icone tipo la telecamera che ti dice l'audio o il coso registrazione, poi ci sta quella lì con l'antenna e le onde elettromagnetiche e ti dice diretta. Devi provare a vedere uno di quei settaggi là, in tutto o sempre devi provare a vedere. Perché può darsi pure che è un'impostazione che tu magari non conosci nemmeno. Ma ci sta andando così per intuito, perché vagamente solo una volta ho utilizzato quel software, ma l'ho utilizzato una volta, ma non l'ho utilizzato più, ma per altri motivi.
Insomma, perché vabbè, a me faceva pesare parecchio, ciucciava parecchia banda e poi le prestazioni. Il mio PC non è che abbia una scheda grafica particolarmente performante, quindi l'ho disinstallato e ho preso Gamecaster. Però devi vedere singolarmente in quelle voci là, se non ricordo male, ci sono proprio le impostazioni, ci sono le icone. Non registrare proprio, adesso pure che state toccate stanno a registrare proprio, non, e quindi quello non te lo sente né tu lo senti in cuffia perché ti va nell'impianto, ma è lui che selettivamente non te lo sente. Ascolta me, nella barra del mixer a fianco al canale audio ci sono delle icone, così come tutte le cose, tutte le cose che tu metti, sblocca e clicca là sopra, vedi se per caso sta disattivato, perché se sta disattivato allora devi mettere tutto. E quindi dici sul mixer io ho detto che è così, poi nelle impostazioni invece devi assicurarti che l'input sia quello del lo stesso input che tu guardi nella barra dell'orologio a fianco dove sta l'altoparlante, incluso andarti a modificare quelli nella barra del mixer. Questa è una cosa che puoi fare pure tu, se ti apri il programma. E allora, boh. Allora fai una cosa però, ti posso dare un consiglio? Non mettere la musica. Non mettere musica, perché se a Twitch gli basta sentire anche più di 6 secondi una canzone e ti taglia l'audio. Quindi vedi nelle impostazioni, se ti dice l'audio di questo video è stato parzialmente mutato, allora vuol dire che ti hanno mutato il video, perché metti musiche riconosciute dal diritto di copia. Io ti sto dicendo una cosa, lo so che non è musica, però se tu metti il sottofondo, se metti video senza musica, quindi non ti sei. Allora tu prova a fare una cosa, prova a vedere se tu lo registri l'audio che entra nel canale, te lo sente. Vedi che ci stanno tutte quelle cose, traccia 1, traccia 2, traccia 3 là, che una volta pure io ci ho smanettato e avevo sbagliato la configurazione. Sì, quando vai in live dovresti mettere non né alla live né alla registrazione. Che tu magari senti tu la musica, però non la fai arrivare nel canale. Devi provare così, ma altrimenti ti ho detto, se le impostazioni tu già ce le hai fatte, dovresti provare a disinstallare e installarlo da capo, che magari come ci ho smanettato una volta per errore nelle impostazioni del software dell'audio era traccia 1, traccia 2, queste cose qua. Che poi non ho mai capito sta traccia 1, traccia 2, se erano i canali, diciamo così, le fonti sonore che utilizzavo oppure se fosse altro. E infatti da allora poi, vabbè, l'ho utilizzato proprio per altri motivi, solo perché mi riduceva parecchio le prestazioni sul sistema, insomma lo appesantiva un bel po', e quindi solo per questo motivo non l'ho utilizzata in maniera non più di 2 o 3 volte. È quella il martedì bisogna carburare. Qual è secondo te il miglior modo per carburare l'inizio della settimana? Ovviamente con il Turbo Star. Come
come diceva un noto spot pubblicitario, TurboStar è sempre con te e con noi sempre tutti i martedì pomeriggio, che ci fa anche un po' di compagnia. Pensa che questa è la terza edizione, insomma è la terza volta che ripropongo il format del martedì col TurboStar, perché ho notato che è abbastanza seguito, considerando anche un po' che ci sono anche i grandissimi streamer come te, come tanti altri che lo portano, e quindi le visualizzazioni le fa. Ora pronomi Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questo litanio! Mi dai nervi! Ah, io grazie. Non dovevi disturbarti. Grazie per i bitterozzi. A proposito, sorseggio un po'. O al limite, Ale, prova a fare un reset, cioè a ripristinarlo le impostazioni audio a zero, però l'ho detto, io non l'ho, diciamo così, accantonato per i motivi che ti ho accennato prima. Vestito con amici, ieri mi hanno fatto accendere. Oh, grande, un'ottima cosa. Ottimo, anzi, come direbbe un mio carissimo amico, ottimo ed abbondante. Il poco è tanto. Esatto. Ma è giusto che sia così, eh. Io vedi, non mi creo il problema di fare la pubblicità sia ai canali amici, ma a volte anche a persone che entrano, si fanno la pubblicità e poi spariscono. Non mi creo il problema, perché alla fine ognuno c'ha una coscienza. Arvid, carissimo. Guarda, se mi fai una donazione 71 milioni, guarda, mi servirebbero giusto questi su Farming 22. Ita, ci sei ancora? Allora faccio io un attimo il so, appena arrivo sul rettilineo. Ecco qua. Poi gli faccio il sol la sido al mitico Arvid. Anche Arvid porta Farming, mi pare, anche Eurotrack Arvid, oltre al mitico gioco di qualche sera fa, quello lì dove costruivi la città là. Aleasso, Arvid, non so se vi conoscete, magari se volete fatevi un po' di scambiatevi un bel follow, così magari ci diamo una mano a vicenda. Poi per chi seguirà Ale, ovviamente, il secondo so. Ah, ok, allora un attimo solo, aspetta che mo. Ok, ma lo rifaccio. Allora fammi vedere un attimo, so.
Allora deve esserci un omonimo, perché quello lo fa in automatico. Esatto, sì, Wisebot. Cioè, deve esserci qualche altra cosa, aspetta. Vediamo un attimo. Allora. Wise. Esatto, sì, ha giocato. Solo che siccome non ha messo lo spazio. Eh sì, Wisebot, devo modificare. Ah, ok, ho capito. Devo andare a modificare la parte del bot là. Devo mettere lo spazio. Sì, ma infatti. No, il link. Ah, beh, sì, perché te lo dà come link. Sì, questo sì. Vabbè, noi facciamo fede al primo, poi dopo me lo vado a modificare. Meno male, guarda come attende Arvita. Unirsi a destra. Ingegnere nucleare, anzi, ingegnere civile che ha creato l'Arvidville. Ti ricordi l'altra sera? Era Arvidville che hai dato il nome alla città. O Arvid City. Wow, io a volte invento i nomi e poi mi scordo sempre. Quando lo porto, a proposito, ovviamente facciamo anche un po' di pubblicità all'amico Ale Asso. Vi dico soltanto che ha una voce particolare, poi non vi dico nient'altro. Vi invito a seguire sia il canale di Arvid e anche quello lì di Ale Asso, eccetera, eccetera. Anche voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, ma anche su YouTube. All'altra sera vi ho detto, a me sembrava di stare in un emittente radio. Comunque, a parte gli scherzi, proponiti per qualche programma tipo tale e quale, perché anche qui quando fanno gli spot dei fan, una volta mandavano le clip, la redazione poi le selezionava e le mandava in onda, non mi ricordo se era all'inizio o alla fine del programma. Beh, scusa, mica non c'è. Vabbè, ma che mica. No, io parlo dei fan. I fan alcuni non ci assomigliavano proprio, che ne so, a Barry White però, o a Mario Biondi, però tenevano un vocione alla Barry White con i bassi, che quando suonavano i bassi tremava tutta la terra. Oh, io non parlo della partecipazione al programma, è normale che quelli concorrenti. Ai concorrenti viene fatto il trucco, diciamo così, scenico. Ma a te basta solo che parli e ti metti il cappello abbassato così. Sì, ma non ci sono i nemmeno. Oh, guarda che l'intonazione è quella, eh. Il timbro di voce è molto simile. E ho detto molto simile, attenzione, non ho detto uguale, eh. Ci sono delle piccole sfumature, ma che solo un orecchio attento riesce a percepire. Io, per esempio, quando seguo le tue live, le seguo con queste. E quindi, vabbè, io solitamente per abitudine utilizzo le cuffie. E poi dovrai aggiungere, oltre alle asso, alle gragie, dovrai mettere pure Lorenzo. Comunque, a Unirsi parte a gli destra scherzi, e poi uscire a destra. seguitevi ovviamente, seguite i canali Arvid, andate a Uscire a seguire destra. Ita, andate a seguire anche il mitico Fernbus 08, esatto, Jowa con la W. Hai spoilerato
La sorpresa. Ottimo. E io faccio una bella suonata di trombe in onore vostro. Applausi. Perché vedi, Ale, il discorso è molto semplice. A volte ci sono, non è il caso delle mie live perché diciamo così, non sono ancora a quei livelli, però a volte capita che ci sono persone che entrano in una live per puro caso, o perché magari, che ne so, Twitch gliel'ha consigliata, e che fanno? Entrano e magari quando tu hai detto, hai fatto la pubblicità all'amico del canale il giorno prima, e quelli loro magari stavano su un altro canale, allora magari tu lo dici, io lo dico in random perché a me non capita che magari qualcuno dice, oh, fammi vedere sto canale con me. Alla Dice, rotatoria, ah, prendere la fammi seconda dire, uscita. Aleas oppure Arvid, Fenbus, Uscire adesso. entrano nelle vostre live e dice, ma ganzo questo mi fa divertire, oppure mi piace lo stile come fa, porta i contenuti, dice, wow, quasi quasi lo seguo. Perché? Guarda, il discorso è molto semplice, se noi diciamo piccoli, che magari a volte facciamo anche delle visualizzazioni e poi questi video li pubblico anche su YouTube, tante volte quelli vanno su YouTube e scrivono, che so, Ale Asso Alegragie e lo trovano, oppure Arvid underscore 80, se c'è il canale di YouTube dice, oh, sta pure su YouTube, seguiamolo. Alla fine uno fa promozione, ecco, promozione dei canali in generale, ma io lo faccio con chiunque, pure con i nuovi entrati. Infatti Arvid non lo conoscevo, poi tramite Zappa cosa è entrato e ho detto, ragazzi, come sempre, l'ho sempre fatto, ho detto, raga, voi che portate, fate streaming, fatevi un po' di pubblicità, così insomma chi vi vuole, chi non vi conosce vi conosce, si appassiona e vi fa anche crescere. Ma infatti pure io, Ale, io faccio la stessa cosa. Io mo finisco la live qua e subito dopo la vado a, cioè nelle funzioni del pannello là dei contenuti, fai Alla esporta rotatoria, prendere su la YouTube, seconda uscita. automaticamente lo faccio. Mi modifico i parametri, poi siccome Twitch ha l'esclusiva per 24 ore, io praticamente mostro video, oggi è martedì, giovedì a Uscire adesso. mezzogiorno è disponibile su YouTube. Quindi martedì, quant'è? Giovedì vai su YouTube da mezzogiorno e trovi il contenuto là. Metti. Ma avete riscontri su YouTube quando è live video? Andando. Sì. Sì, interi. Infatti io, ovviamente, se YouTube tu hai già superato il limite del quarto d'ora, sì, tranquillamente te lo fa fare. Che ne so, ho fatto 6 ore di live, 6 ore di Prepararsi a live voltare a sinistra. teleporta automaticamente lui da solo su YouTube. E nel giro di Voltare a 10 sinistra. minuti nel come si chiama YouTube Studio, anzi dopo già 2 minuti già ti trovi la traccia lì, e poi dopo 10 minuti è lì che più o meno sta iniziando l'elaborazione. Quanti iscritti bisogna avere per superare 15 minuti? Allora, mi pare che devi fare le live su YouTube. No, aspetta, bisogna, lo sai, non me lo ricordo, c'è un limite che comunque puoi Andare per superarlo, mi pare, caricando i video, queste cose qua. Ora lo sai, non mi ricordo, però non è difficile da superare. Tu puoi fare pure delle live all'inizio di un quarto d'ora, le spezzi, o carica più video possibili su YouTube, perché io così all'inizio su questo canale ho fatto, e poi automaticamente YouTube ti dice, o vai nelle impostazioni e ti dice che puoi caricare video di durata superiore a quelle del quarto d'ora.
Ecco, bravi. A proposito, Alvin, ma tu ce l'hai il canale YouTube? Ah, ok. No, perché altrimenti, a parte gli scherzi che mi ho fatto, beh, io Ale l'ho iniziato a seguire su YouTube perché all'inizio facevamo i convogli insieme ad altri amici su Eurotruck. E quindi a lui lo conosco. Un annetto mi sa, Ale più o meno che. Anche qualcosina in più mi sa. Ah, è vero, sì, è il 2019, ragione. Sì. Comunque vedi che il nome del canale, se non ricordo male, di Ale è sempre lo stesso, sempre Ale Asso, Ale Gragia. Estrema, però siamo. Beh, diciamo che noi abbiamo un po' più di tempo libero, gli altri Tenersi a si sono un destra e poi po'. uscire a destra. Si sono un po' dedicati ad altro. Uscire a destra. Bisogna starci troppo dietro. No, guarda, tu molto semplice. Tu le repliche, tu i video che fai su Twitch, le esporti su YouTube e te li trovi là archiviati. Non è che devi scaricarti il video e poi lo devi ricaricare, no, quello lo fai in automatico. Fai esporta, colleghi il tuo account YouTube e poi non devi fare nient'altro. Io mo così faccio. Appena finisco, faccio esporta. E fra 10 minuti c'è una mezza anteprima, diciamo così. E io sono mi pare a 30-32. Beh, dai, su. Proprio per questo motivo qua, caro Ale, ti devi mettere un pochettino così con un po' di pazienza. E fai sport e lo metti là, eh. Beh, ma Twitch. Diciamo i video sono temporanei, massimo per noi affiliati mi pare che sono 15 giorni, quindi non ho ancora messo nulla su Twitch, ancora no. Ah, e vabbè, tu tutte le impostazioni che c'hai sul tuo software di gestione sono file che tu hai salvato, cioè sono JPEG, PNG, queste cose qua. Io per esempio con Gamecaster non ho questo problema, nel senso che io posso disinstallare il mio software, questo qua, e lo posso installare su un altro computer senza dovermi sbattere di ricordarmi di dover salvare tutti i file su disco fisso, Tenersi a sinistra. perché praticamente Gamecaster collegato al tuo nel mio caso collegato al mio account Twitch carica nel cloud tutti i file che mi servono, e quindi io nel momento in cui devo installare il software da un'altra parte non ho alcun tipo di problema. Sì, tutto, quando dico tutto, 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 tutte le impostazioni, i sound alert, lo shootout video, i suoni quando qualcuno, dei follower, quando dico tutto è tutto, tutto, tu non devi fare altro che installare il software, fai accedi tramite Twitch e basta, aspetti il programma ti ripristina dal cloud tutti i file che c'hai. Perciò ti consiglio Gamecaster. Non che gli altri non siano buoni software, anzi sono buoni tutti quanti. Però Gamecaster, per esempio, se c'è un problema, basta che vado sul server Discord, scrivo nella chat e quelli mi risolvono il problema. E basta.
ma per fare una cosa così ci dobbiamo... vabbè, ma che ci vuole? Basta smanettarci, non ci vuole niente. Poi se te lo fa una persona e poi ti ricapita il problema, uno non impara. E è perché io questa grafica che tu vedi qua nel canale sono due scritte. Non è che ci vuole una laurea. È semplice. Io al limite però mi stai dando lo spunto per fare un video tutorial su come utilizzare Gamecaster in italiano. Questo sì, questo lo devo fare, perché sto solo in inglese. Solo in inglese i tutorial sono tutti, maggior parte in lingua inglese, non in italiano. Ma tu, ti ho detto, con Gamecaster lo fai una volta e non c'è più bisogno di fare nulla. Ale, però tu prova a fare una cosa. Vedi se il software ti permette di fare un backup e poi anche fare un restore. In pratica potresti disinstallare, ristallare di nuovo il software senza toccare nulla, a parte le impostazioni audio standard e basta, e poi vedere se ti funziona. Perché o potrebbe essere addirittura, ora che ci vedo, ma hai verificato se hanno rilasciato un nuovo aggiornamento? Ora che ci penso, cioè fai, prova a fare diverse cose, che può darsi pure che hanno rilasciato un aggiornamento e magari, tipo come le applicazioni WhatsApp, queste cose qua non ti funziona bene. Ti ho detto, io l'ho utilizzato giusto 10 minuti e poi ho utilizzato Gamecaster, perché ho detto è proprio semplice ed è molto più leggero. Senza volerlo, siamo quasi arrivati a destinazione qua. G27. Però su Farming no, non utilizzo il volante, utilizzo la tastiera. Però ci sono diversi amici streamer che utilizzano il volante. Kaiman underscore lo underscore re, lui utilizza il volante, non so se il G27, G29, però lui utilizza il volante, è uno degli amici che sono in streaming, diciamo così. Ma tu dici zone morte, ma hai riferito sempre a Farming? Io non ti saprei dire. Qua per esempio, se Euro Truck, più o meno la zona morta è giusto il minimo, è regolabile. Là non ho ancora visto le impostazioni. Tenersi a destra, non ti so dire, però se vai magari nel canale dell'amico Kaiman underscore lo underscore re, ti ho detto, lui su Farming utilizza il volante, magari lui ti può dare un aiuto, tipo ti può dire lui come l'ha settato. Quello qua su Eurotruck si fa, si deve fare il doppio setup per lo sterzo, infatti ho dovuto settarlo prima sul prima sul software di gestione e poi dopo anche su
Track. Prova a vedere lui, poi adesso ha detto che... Dassi che lui ti saprà dire queste cose, perché io ci gioco alla tastiera a farming. Anche perché... Sei in ritardo? Vai tranquillo Ale, se devi andare non ti preoccupare. Vai tranquillo anche perché qua sono quasi arrivato a destinazione, qua mi mancano 30 km. Bardo. Principe Bardo. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Grazie Ale, grazie per i caffettini qua. Ti saluto alla vecchia maniera. Stato buono, voglio. Anzi, quando se io poi faccio il saluto finale dico stato buono guaiù, che è al plurale. Grazie ancora Ale, ci becchiamo da te, buona continuazione. E allora approfitto per ringraziare Ale eccetera eccetera, Arvid underscore 80, l'amico Fernobus 08, Ita 2131 mi sembra, e tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia durante questa lunga live, ma divertente direi, la live che dà il là alla nostra settimana qui nel canale. Ovviamente se siete interessati ad acquistare questo gioco, altri giochi scontati in molti piattaforme, scontati fino al 70%, nella descrizione del video, sia qui su Twitch che su YouTube troverete il link, e poi ovviamente troverete anche voltare a sinistra altri 4 link che sono i link dei miei canali social YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Questo video ovviamente sarà disponibile su YouTube giovedì alle 12. Per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, vi prego di restare sintonizzati nel canale, perché la programmazione del canale continua. Mentre invece per voi che siete in live vi chiedo la gentilezza di fermarvi e prepararsi a voltare a destra. Di fermarvi ancora qualche minuto, così prepariamo il ride e andiamo a saldare qualche altro amico o amica streamer che sono in live, così magari ve li faccio conoscere. Come sempre vi invito a dare una mano o a darvi una mano a vicenda, e quindi seguirvi, e così insomma andremo a creare una piccola grande community fatta di piccoli grandi streamers, alla prossima, piccoli grandi streamers solidali. Ottimo lavoro, vabbè, 3.000 euro in più ci ha capezzato, mi sa 5.000 euro. Allora vediamo un po' chi è in lives. Allora martedì scorso ho fatto il raid ad Andrea e oggi lo facciamo da Whoppa Runner. Whoppa Runner 71. Allora vediamo se ho scritto bene. Allora Whoppa Run 71, ok, che lui in questo momento sta portando Farming Simulator 22. E allora approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi ancora una volta per la compagnia. Questo video appunto lo troverete giovedì
su YouTube dalle 12. Thank you so much everyone for making me a great company. You can watch this video on YouTube on Wednesday at 12 p.m. Thank you so much. Notre rendez-vous c'est pour la semaine prochaine, naturellement toujours à la même heure, le mardi. Merci beaucoup à tous pour avoir regardé cette direct. Merci à vous tous pour avoir regardé ces vidéos en réplique ici sur Twitch. Et si vous êtes en train de regarder ces vidéos en réplique ici sur Twitch, s'il vous plaît ne quittez pas la vidéo, la programmation va continuer. Merci beaucoup à tous. Thank you so much. Now, please don't leave the channel if you are watching this video rerun. Thank you so much. Merci beaucoup a tous. Grazie mille a tutti e stato buono.